Giustamente Gianluca Ceglia ce l'ha fatta! Giustamente Gianluca Ceglia è il nuovo campione europeo, silver dei pesi leggeri, ha vinto meritatamente, un vantaggio avevo detto tra i 4 e 5 punti che i due giudici hanno visto l'incontro come l'ho visto io, come l'abbiamo visto noi. E un altro incredibilmente ha dato il pari. E quindi non è decisione unanime ma decisione maggioritaria in favore di Gianluca Ceglia. Che dunque eccolo qui, ecco la cintura che viene messa in vita a Gianluca Ceglia. Adesso Giacomo cerco di... Gianluca Ceglia si conferma uno dei migliori pugili italiani vincendo la sfida valida per il titolo della European Boxing Union Silver per i pesi leggeri contro lo spagnolo Frankie Urquiaga. Al palacoscioni di Nocera Inferiore non c'è stata storia, con Ceglia apparso sempre nettamente superiore all'avversario. L'atleta di San Valentino Torio è stato premiato dai giudici con un netto distacco, 117 a 112, 116 a 112, mentre solo uno dei componenti della giuria del match ha votato per il pari 114. Sul ring nocerino Ceglia ha studiato l'avversario nei primi minuti per poi iniziare a ronzargli intorno e colpendo in maniera continua senza che lo spagnolo riuscisse a reagire. Il sinistro di Ceglia ha avuto la meglio in varie occasioni, jab precisi in aggiunta a qualche colpo pesante che ha fatto traballare l'iberico. I montanti di Ceglia col passare del tempo non venivano contrastati da Urquiaga che cercava la reazione senza riuscirci. Ceglia all'attacco anche nei round finali così da consolidare il vantaggio senza dare un attimo di respiro allo spagnolo che andava in difficoltà. Poi la gestione finale con Urquiaga ferito anche ad un occhio. Era evidente che Ceglia si sarebbe preso la cintura così come poi è stato al momento del giudizio e della lettura dei cartellini. La box dell'Agro dunque fa festa dopo la sconfitta nei mesi scorsi del paganese e la femmina a Manchester contro Davis. Stavolta Ceglia è stato abile e bravo a prendersi il titolo. Sabato prossimo, 23 marzo, tra l'altro, nella sua città Pagani, la femmina aspetterà il venezuelano Quintana, che tornerà sul ring dopo circa un anno. Winchester è largamente favorito, per lui però sarà un match importante anche psicologicamente per mettersi finalmente alle spalle la sconfitta europea subita con Davis e ripartire quindi di slancio. Prestazione fantastica! Come ti senti aver ottenuto questa vittoria qui davanti alla tua gente che era festante, che ti ha sostenuto per tutta la durata del combattimento? Allora, voglio ringraziare infinitamente perché comunque sono venuto veramente in tanti ad incitarmi. Poi più di tutto voglio ringraziare il mio allenatore Gaetano Nespro, Biagio Zullo, Pasquale Penna, Domenico, il Kutman che mi segue giorno per giorno anche stando dietro le quinte, e poi un ringraziamento al manager che comunque mi ha portato di nuovo qua. Dimmi qualcosa del combattimento, abbiamo visto che Urquiaga faceva molta fatica quando chiudevi la distanza, sì, e quando lo spingevi contro le corde, sì, era parte della strategia. Assolutamente, noi abbiamo lavorato proprio sulla stretta misura perché abbiamo visto che lui dove riesce a fare meglio il suo pugilato è nella lunga distanza, quindi dal primo momento io e il mio allenatore Gaetano e Biagio abbiamo lavorato che dovevamo stringere quando più è possibile, perché lasciarlo fare a lunga distanza poteva essere pericoloso, e tanto che ha vinto per KO il campionato d'Europa incontro a un pugile di 25 vittorie, esatto, e rimbattute tre in trasferta a Parigi, esatto. E quindi questa cosa tra parentesi faceva un po' paura, quindi avevo gli occhi aperti. Una domanda, magari non mi sai rispondere, l'hai appena vinta, ma hai già idea di quali possono essere i piani per il prossimo futuro? Ti dico la verità, adesso me la voglio godere qualche 15 un mese, perché io sono un ragazzo che quando si allena parte da 4, 5, 6 mesi, perché il grande lavoro mio è sull'alimentazione, quindi parto veramente da tanto lontano. Passo la cuffia ad Ale che ti fa una domanda. Innanzitutto complimenti Gianluca perché hai fatto un grandissimo combattimento. Grazie. Ti sei accorto di aver fatto una grande prestazione? Sì, anche se a volte l'ho lasciato fare, però comunque ci sono delle riprese che devi calare, non ce la fa a mantenere sempre quel ritmo di stare addosso, e a volte lui prendeva la distanza e è riuscito a mettere qualche colpo, però diciamo che la maggior parte sono riuscito a fare quello che noi avevamo lavorato, praticamente la stretta misura. Questo mi ha portato alla vittoria. Comunque posso dirti Gianluca che sui tre cartellini due erano esattissimi, io ho detto una vittoria che andrà tra i 4 e 5 punti che erano quello dei due cartellini dei giudici, e inspiegabile il terzo cartellino che ti ha penalizzato perché con il pari
sai, è andata bene perché due ti hanno dato giustamente certo. vinto, il terzo ti ha dato un pari. E bisogna anche sottolineare queste cose qua, perché tu hai vinto, certo. quindi non succede niente. Ma se due avessero dato il pari, io sarebbe stato grande penalizzato. Perché, e non è una bella cosa, perché noi, io faccio pugilato da quando avevo 12 anni, c'è una palestra, alleno i ragazzi. Adesso poteva succedere a me, ma tante volte succede a me pugile, ai miei ragazzi che porto a combattere, il ragazzo non lo vedi più in palestra. A me mi è successo il primo titolo italiano quando avevo 23 anni. Se ero un ragazzo un po' di mente più debole, avevo lasciato, invece no, da là bisogna sempre tenere duro e arrivare dove si vuole. Bravo Gianluca, adesso